Caprioli. L'occhio è lo specchio dell'anima. Sull'onda emozionale di questa affermazione ci addentriamo nell'indagine emotiva di Silvia Caprioli, che tramite le sue opere riesce a stupire e sollecitare lo spettatore. L'empatia dell'occhio umano riesce a toccare gli animi anche di coloro che non sono attenti. Occhi che piangono. Che sorridono, non lasciano mai indifferenti. L'artista ci mostra nella serie di opere Negli Occhi e Nell'anima un occhio vigile che osserva e scruta l'opera La ragazza con l'orecchino di perla di Joanne Vermer. L'artista riesce a cogliere quell'emozione prodotta dall'occhio umano che si immerge nell'opera d'arte. Emerge lo stupore, la passione, la bellezza, le sfumature cromatiche. Che richiamano i moti dell'animo. Amore, dolore dell'esistenza separata, due esseri vogliono essere uno, ma se fossero uno, quest'essere amerebbe sì se stesso. Quale peggior incubo è una sete ancor più implacabile di quella di Narciso? Simone Weil. In maniera allegorica, l'artista Caprioli rivisita le opere dei più grandi artisti del passato, fornendo una sua personale interpretazione. Nell'opera Il narcipuffo riprende la raffigurazione caravaggesca che si articola mediante la rivisitazione del personaggio, abbigliando il protagonista come un cittadino rinascimentale piuttosto che dell'antica civiltà greca, una rivisitazione allegorica che caratterizza il pensiero artistico di Silvia. Stilisticamente l'artista riprende la raffigurazione simmetrica del Caravaggio, focalizzandosi anche sulla resa dell'acqua. Ogni particolare è reso con cura e attenzione. L'arte che Silvia ci propone è innovativa, vuole svecchiare le menti radicate nelle proprie sovrastrutture mentali. Nella seconda opera della serie Negli occhi e nell'anima, l'artista Caprioli è animata dall'intento di raccontare cosa rappresenta l'arte per lei. Negli occhi, il riflesso di opere d'arte, un riflesso viscerale, perché l'arte è parte di se stessa, l'animo dell'artista ne è plasmato e vive d'arte. Una finestra dello spirito, forte alla valenza psicologica che anima la serie, la percezione di ciò che è riflesso nel mondo interiore dell'artista ed è qualcosa che lei porta al di fuori, manifestando il suo profondo amore per l'arte. Valentina Chobotaru, artista attenta alle sfumature della natura. Le raffigurazioni di fiori e paesaggi naturali sono intrise dell'essenza dell'artista. Nell'opera Tramonto sul lago invernale, osserviamo un paesaggio invernale che si tinge di mille sfumature cromatiche, riferimento alle proiezioni degli stati d'animo umani. Inerente alla simbologia del lago circa la psicanalisi delle acque fatta da Gaston Berchland, egli intravede la valenza simbolica di purificazione, morte, rinascita, affermando che il lago è un grande occhio sereno. Trovarsi di fronte a un lago significa trovarsi davanti a una distesa misteriosa, all'apparenza immobile, ma in realtà in movimento come i modi dell'animo dell'artista che aderiscono alle sfumature cromatiche della natura, dalla quale Valentina attinge energia riflettendo su se stessa. Valentina si focalizza poi sulla rappresentazione del papavero. Indagando sulla valenza simbolica del fiore occorre risalire agli antichi greci, che vedevano nel papavero il simbolo dell'oblio e del sonno, in quanto Morfeo venne rappresentato con un mazzo di papaveri. Il papavero però è anche il simbolo di consolazione che Demetra ritrova dopo la partenza della figlia per gli inferi. L'artista ci consente di fare un viaggio nei meandri della nostra storia, caricando le sue opere di simbologie che richiamano la natura e la mitologia. Natura e maternità hanno un'intima connessione che prende vita nell'opera Maternità dell'artista, dove vediamo la riflessione intorno alla tenerezza di una madre, il volto della donna è animato da espressioni amorevoli, l'emozione dell'artista emerge mediante il colore. I contorni che delineano l'espressione del volto e che vivono mediante i moti dell'animo. La raffigurazione iconografica dell'opera è contornata da un'aurea sacra, quasi come se Valentina percepisca la maternità come consacrata. Il fermo immagine di un momento emotivamente forte per una donna. Valentina fonde la sua anima sulla tela. Iris Corvino Un'opera dal forte impatto emotivo è ciò che l'artista ci mostra in due semplici mani che si stringono. In un gesto che unisce i corpi, i cuori e le menti. Nell'opera Europe, stilisticamente l'artista utilizza la pasta materica che rende le emozioni materia viva. Dal punto di vista emotivo, Iris vuol mettere in risalto l'unione delle nazioni europee. Infatti, se osserviamo attentamente le mani sono costituite dalle nazioni europee, incastonate come fossero un mosaico. Le mani vogliono rappresentare la pace e l'armonia del mondo, il riflesso dell'umanità che si specchia in un semplice gesto quotidiano, che però vuole incarnare qualcosa di più profondo, che va oltre le apparenze. Al centro emerge un piccolo cuore, simbolo dell'importanza che l'artista ha voluto conferire all'opera. È il cuore, la chiave d'accesso all'opera, che ci consente di carpire le sfumature simboliche sulla quale Iris ha indagato per la realizzazione del concept dell'opera, invitandoci a ragionare sull'importanza di saper guardare senza fermarsi alle apparenze, puntando dritto al cuore, fulcro dell'opera. Con l'opera Snowballs, l'artista indaga sulla fase primordiale dell'essere umano. Il bambino è rappresentato nel pieno della sua fase ludica, circondato da colori e da palle di neve che alludono anche ai giochi della prima infanzia. La raffigurazione del bambino, nella sua accezione simbolica, incarna l'eterna purezza e fanciullezza. L'artista è mossa dal voler lanciare un messaggio di purezza, alludendo anche al mondo del sogno un mondo onirico. Analizzando la simbologia del bambino nell'arte, esso è ambivalente, in quanto aderisce ad un principio evolutivo, ma può anche indicare un blocco, indicando lo sviluppo, fermo ad una fase preliminare, a un modus operandi infantile, quindi limitata nello sviluppo evolutivo. Ciò che Iris vuole però trasmettere allo spettatore è la gioia della vita. Un mondo a colori che prende forma solo mediante due occhi puri, come quelli dei bambini, invitandoci a conservare il bambino che si cela nel nostro animo. Ogni opera dell'artista è l'occasione per riflettere e ricordarci chi siamo e chi eravamo, il riflesso di un passato che resta eternamente presente. Nell'opera Walk Like Thunder, l'essere umano cammina nell'oscurità. E ad ogni passo lascia una traccia di colore, come fossero fulmini cromatici, simbolo delle emozioni intrise nella sua anima. Ogni colore alluda ad un sentimento umano: si fondono amore, speranza, equilibrio, serenità con sprazzi di rabbia, sentimenti che costituiscono il corpus interno dell'essenza umana. In alto, osserviamo. Tre colombine che incarnano i suoi desideri. L'essere umano è alla continua ricerca di se stesso, mediante desideri, emozioni e scelte che la vita ci impone di intraprendere. La riflessione di Iris sulla vita è profonda. L'artista dona all'opera una simbologia concettuale, riprendendo la scia della teoria dei colori di Vassili Kandinsky, che vede nel colore il nesso che unisce l'arte alla dimensione spirituale, sostenendo che l'arte e anima sono intimamente interconnesse ed il colore è il mezzo per influenzare un'anima. Pina De Lorenzo Un sogno su tela, la rinascita dell'anima umana, è ciò che l'artista De Lorenzo raffigura nell'opera Il risveglio. La figura stilizzata sulla destra della tela rappresenta la proiezione di un'anima, che si affaccia con gioia alla vita, incarnata dalla rappresentazione paesaggistica nella porzione sinistra delimitata da questa interruzione aurea, come fosse un portale d'accesso al mondo onirico impresso sulla tela, richiamando anche l'avvento della primavera, quale risveglio della natura e passaggio ad una nuova stagione, metaforicamente indicata come rinascita dell'anima. L'artista suddivide inoltre la scena in due porzioni, come se una fosse lo specchio dell'altra, e la linea ridivisoria fosse il riflesso dell'anima che si prepara al risveglio dei sensi. La libertà questa viene raffigurata dal paesaggio di ispirazione van goghiana. L'artista infatti riprende quelle sfumature cromatiche che evocano l'opera Campo di grano con volo di corvi di Vincent van Gogh, rivisitando però il significato. Infatti Pina vuol conferire alla tela una sensazione di libertà, di benessere interiore, frutto di una componente spirituale, come incarnato dalla porzione destra dell'opera, dove osserviamo, quasi come fosse un intervento divino, una frammentazione, dettata dall'acromia più chiara, che irrompe dall'alto. Segue questa straordinaria narrazione il cavallo, che nella sua valenza simbolica incarna proprio la libertà, ma anche la forza, la bellezza e la potenza, cromatismi intensi, frutto di un'espressione pittorica avvolta all'utilizzo del colore come espressione del sé. Nell'opera Veliero in tempesta notiamo una narrazione simbolica animata dalle intense velature di colore e dalla simbologia del titolo. Pina narra il tormento dell'anima, un veliero sospeso in un mare di colori che incarnano l'animo umano che si destreggia fra emozioni e suggestioni cromatiche. Il veliero incarna l'essere umano, infatti nella sua valenza simbolica richiama coloro che non temono le sfide ardue della vita, gli intrepidi, che sono pronti ad affrontare il mare aperto. Forte è il richiamo anche alla rinascita dell'anima. Fra i significati della raffigurazione emerge l'incarnazione di coloro che sono pronti a lasciarsi il passato alle spalle, ricominciando da sé, pronti per un nuovo inizio. Raffaele di Caprio. Frammenti di attimi di vita. Proiezioni della mente, pensieri, parole che si concretizzano prendendo vita nelle opere di Raffaele di Caprio. Nell'opera Ombre sull'acqua l'artista ci mostra il riflesso di un frammento di vita che rimane impresso nella memoria e che egli traspone sulla tavola. I colori si addensano e vivono mediante le mani di Raffaele che plasma la meraviglia di un bagno notturno quando la luna si specchia nel mare. L'artista non vuole distoglierci dalla scena naturalistica e per questo realizza una donna priva di tratti somatici, consentendo al frutto della libertà di pensiero e movimento. La scena richiama l'inno alla creazione, ne riverberano gli echi nel paesaggio marino, nella luna, nella composizione della figura umana. Nell'opera visuale termica, Raffaele ci mostra una semplice giornata in spiaggia vista mediante un termoscanner. Afferma l'artista che l'uomo conosce la realtà mediante l'occhio umano, ma non ha altri modi né di vederla e neanche di interpretarla. Centrale alla figura umana e la realtà che la circonda, Raffaele si interroga su una realtà alterata, distaccandosi dalla parte umana di se stesso. Indagando su un altro universo, una sorta di universo parallelo, una personalità, quella di Raffaele, che vive mediante la fantasia e le avventure che la vita ci offre, un artista in grado di guardare oltre ciò che appare, quasi come fosse una provocazione per il fruitore. Con l'opera Fautori del Divenire, l'artista di Caprio è animato dalla voglia di sfidare i canoni della bellezza, intesa come perfezione, definendola proprio come un'opera che farà rabbrividire i puristi della bellezza, intesa come perfezione. Alludendo alla simbologia del gioco e degli scacchi, Raffaele racconta che li ha sempre percepiti come la proiezione della vita. La divisione in classi sociali, strategie, azioni e scelte che siamo continuamente richiamati a fare. Il divenire dipende dalle nostre scelte perché siamo noi a scrivere la nostra storia, senza fretta, come mostra la donna nell'atto di gustarsi il calice di vino. L'artista sottolinea la bellezza dell'errore, il tempo che scorre e che ci consente di scegliere liberamente, essendo fautori del nostro divenire. Notiamo infatti degli errori prospettici voluti dall'artista, quel difetto cercato volutamente al fine di lasciare un'impronta rendendo unico il proprio operato, una riflessione sulla vita, sul proprio io, sullo scorrere del tempo che l'artista traspone come fosse una provocazione per il fruitore. Duca. Un carattere forte e deciso emerge dalle opere fotografiche di Stefano Di Duca, che ci invita a riflettere sulla simbologia degli elementi nella foto. Inerente la simbologia del teschio, nell'opera Lady of the Lake, occorre partire dalla complessa suddivisione del cranio. Il lobo destro è la sede della creatività e dell'intuizione. Padrone del linguaggio simbolico e della conoscenza. Il lobo sinistro, invece, incarna un'essenza analitica, logica e lineare, collegata al linguaggio verbale e al pensiero critico. In primo piano la donna. Anche qui la simbologia si riallaccia alla creatività e all'intuizione. La psicologia analitica di Jung. Riconosce nell'inconscio dell'uomo la presenza del femminile, anima, e in quello della donna del principio maschile, animus. La donna, spesso vista come sesso debole, viene qui valorizzata dall'armatura e dalla spada, simbolo della forza, simbolo uranico che con la sua lama divide il bene dal male. Tutto ruota intorno. Alla mente, al pensiero inconscio umano che si riflette nel lago sottostante. E infine la luna figura legata alla donna e ai processi ciclici, forte è quindi il richiamo al femminile che l'artista riesce ad esaltare mediante la simbologia dai connotati forti e decisivi. La rosa e la luna sono il filo conduttore di questa seconda opera. Entrando nel vivo della simbologia dei due elementi, la luna, tra i suoi molteplici significati, incarna il femminile, simbolo di rinascita, ma al contempo richiama anche un inizio passivo. Non avendo luce propria, riflette quella del sole. La rosa richiama il passato, alludendo ai poeti. Agli eventi conviviali, legata all'amore che trionfa, in particolare al mito di Venere e Adone. Uno sguardo al passato è quello che l'obiettivo fotografico di Stefano cattura ed imprime un istante che vale una vita. Nell'opera Lady of the Lake 2, l'artista studia minuziosamente i particolari e la luce come elemento portante della composizione fotografica. Una donna angelo la protagonista della scena, emblema della purezza, incarnata anche dalla nudità del corpo, ma anche dalla forza che emerge per mezzo della semiarmatura. Ritorna nuovamente il simbolo della spada. Forza, dominio dell'ambiente e dell'affermazione dispotica dell'io. Stefano fa emergere la parte più nobile della figura femminile, che si specchia nel riflesso dell'immagine del sé, fulcro dell'esperienza immaginativa. Fa da cornice il lago, come richiamo alla rinascita, all'essenza profonda della donna. Un luogo in cui riacquistare le forze, riemergere risanati come una fenice. Lorenzo Forlani. Una riflessione sul concetto di tempo e ciò che l'artista Forlani narra nell'Opera Time. L'artista ha voluto incarnare il concetto del tempo senza far riferimento all'orologio, strumento che scandisce il tempo. Il tempo alla quale Lorenzo fa riferimento è quello dell'esistenza umana. Ne riverberano gli echi nello stagno in basso. Che prende la forma di una testa umana di profilo, che assume sembianze umane mediante le gocce che cadono dalle stalattiti. Sono le gocce ad incarnare l'idea del tempo. Lorenzo vuole marcare come l'uomo sia plasmato dal tempo, ricordando la storia dell'umanità e richiamando anche l'evoluzione con la discendenza dalla scimmia, che con il tempo diventa essere umano. Ma non solo: l'artista richiama anche la crescita umana, lo sviluppo che va dall'infanzia all'età adulta, un'evoluzione segnata dal tempo. L'opera riflette. Lo scorrere del tempo mediante l'acqua, ma soprattutto mediante il concetto intrinseco che l'artista c'era nella simbologia. Percibiamo anche un sottolineare l'elasticità del tempo, richiamando anche l'opera La persistenza della memoria di Salvador Dalí. Nell'opera Collapse, Lorenzo incarna la fine di una relazione. Rappresentata dalla porzione di pelle staccata dal corpo della ragazza, una crepa nell'anima che si affaccia su uno scorcio interno. Un'opera dal forte impatto emotivo, incarnata anche dal sangue che fuoriesce dagli occhi e dal petto della donna, richiamando il dolore per la perdita della persona amata. Lorenzo estremizza il dolore che squarcia l'opera giungendo fino allo spettatore, consentendogli di rivivere gli echi del suo vissuto amoroso. Spostandoci nella parte inferiore dell'opera sembra quasi che la ragazza stia per essere sommersa dall'acqua, rafforzando l'idea del profondo dispiacere, il crollo emotivo, alla quale Lorenzo dà vita caricando emotivamente l'opera. Riflettendo se stesso ma comunicando il dolore sordo mediante l'irruenza dell'espressionismo figurativo, una composizione allegorica che prende vita con l'opera Sweet Man, dove l'artista ironizza sulla condizione di quegli uomini sottomessi alle donne. La composizione nasce come commissione per un articolo di giornale L'uomo inutile. Stilisticamente l'artista si ispira ai colori della pop art, come si può evincere dal rosso delle labbra e dallo smalto, riprendendo anche il significato intrinseco di essere un'arte volta alla massa, al collettivo e non al singolo individuo. La figura si pone come un'icona contemporanea, riprendendo l'indagine sulla società moderna che richiama quegli stereotipi dei sistemi massificanti e massificati. Giordano. Forme essenziali che narrano le suggestioni interiori dell'artista Carlos. La poetica pittorica dell'artista si basa sull'indagine e l'esaltazione della natura. Afferma Carlos che la sua ricerca si basa appunto sul mondo circostante ed è così che dà vita alla serie Trilogy of Fear. Osserviamo. Nella prima opera della serie, il concretizzarsi delle proiezioni astrali dell'artista, un mondo inconscio che si anima mediante la morbidezza di una forma, che richiama l'onda marina, al cui interno si riesce a scorgere un piccolo squalo, che segue il movimento ondulatorio, proiezione delle fantasie della mente di Carlos, che riesce mediante questa serie a farle emergere. L'artista parla di paure, paure inconsce che egrediscono mediante l'opera e alla quale non riusciamo a dare un nome. E così la simbologia delle profondità marine, come richiamo al lato oscuro dell'essere umano, facendo riferimento anche allo sconforto, alla paura a tutte quelle emozioni negative vissute in un periodo difficile come quello che il nostro paese sta ancora attraversando. Seguendo questa scia, l'artista crea l'opera Fear Farm, seconda della serie Trilogy of Fear. Osserviamo tre sfere, una trilogia di emozioni concatenate fra loro e che richiamano quella matrice simbolica che vive nell'animo dell'artista. Ogni sfera, un'emozione, sentimenti positivi e negativi che si concatenano, sono le paure che celiamo nel nostro animo e a cui a volte non riusciamo a dare un nome. L'artista le immagina inglobate nelle sfere, richiamando quasi la mente umana e dando forma al pensiero che si cristallizza sulla carta. Il riflesso dell'animo umano che si materializza e vive di luce propria. Sono la somma delle emozioni, paura e gioia che si aggrappano e si avviluppano in un'indagine che sfocia nel connubio fra essere umano e mare, le cui profondità sono un mistero per ognuno di noi. Perché ogni essere è un mondo a sé. Continua il viaggio nei meandri dell'inconscio di Carlos Giordano, una scoperta del sé con le sue multisfaccettature, un'egressione che parte dall'opera e squarcia le tenebre delle profondità umane, caratteristiche queste che animano la terza opera della serie Trilogy of Fear. Rispetto alle altre due viste in precedenza, quest'opera riesce a rendere il concetto di paura ed ignoto assumendo la conformazione di un animale marino. Caratterizzato dai tentacoli e dal colore rosso sangue, si anima il dramma dell'essere umano quando si trova davanti al proprio riflesso. I tentacoli sono proprio le forme della paura. Ognuna procede in una propria direzione, ognuna segue un filo conduttore addentrandosi nei meandri dell'inconscio. Valentina Longo Artista dall'animo sensibile, ma forte, capace di dare voce alle sue opere mediante il ricorso agli elementi naturali. Osserviamo nell'opera Indipendenza un profilo di donna, esaltato da foglie, fiori e altri materiali, che richiamano la femminilità. L'artista incarna la rinascita della donna quando raggiunge la propria indipendenza come individuo, affermando il proprio animo, rinasce dalla natura, perché l'animo femminile è generatore di vita, proprio come lo è la Madre Terra. Un'opera ricca di simbologie che si animano partendo dalle foglie, che mosse dal vento incarnano proprio il concetto di libertà. L'oro è la proiezione dell'anima che rinasce e vive di luce propria. Particolare è l'orecchino rosso che l'artista carica di emotività, rappresentando la passione e la forza della donna. Un'opera nella quale Valentina si rispecchia e consente al fruitore di osservare se stesso, perdendosi fra le simbologie celate nella resina. L'artista esalta la natura iniziando proprio dai materiali, con la quale Valentina dona il soffio vitale alle sue opere. Entrando nel vivo dell'opera life notiamo come perno centrale sia l'embrione che, paragonata alla natura, è il fulcro di vita, una nuova vita che nasce. Il feto nel grembo materno prende vita dalla natura che, nella sua profondità, conlima con quella vegetale. La longo realizza un inno alla vita che esplode fra foglie e oggettistica. Assumendo a loro volta una nuova vita mediante l'animo poliedrico di un artista versatile come Valentina Longo. Un'altra passeggiata nell'animo di Valentina Longo, volta alla natura, che con l'opera Arabesque. Ci mostra una natura animata dalla sua indagine artistica. Valentina afferma che la natura disegna movimenti che rimandano alla musicalità orientale, per la sinuosità dei colori, ma anche dei riflessi. Una tecnica artistica complessa ma estremamente viva. Valentina incanta il fruitore con i moti della natura. La scelta dei materiali rispecchia la sua indagine circa la vita, volta a sottolineare la bellezza e l'importanza della natura per l'essere umano. Le foglie e i fiori si intersecano con gli strass e la foglia oro, facendo risaltare l'opera dal carattere cele celebrativo, una natura viva che respira, fonte di linfa vitale per l'essere umano e riflesso dell'umanità. <sussurra> Mariettina Maddalena. Particolare l'attenzione per la figura umana che l'artista mostra in questo studio della figura femminile. Mariettina ci coinvolge nel riflesso della sua indagine artistica, le cui fondamenta sono radicate nello studio della figura umana, come osserviamo nell'opera Donna bianco e nero. Tratti decisi e definiti costituiscono il corpus dell'opera. L'artista indaga sulla fisicità, riuscendo a rendere realistica la figura. Osserviamo la muscolatura, il contrasto del bianco e del nero che rendono viva l'opera. Uno studio moderno della figura femminile, un addensarsi di tratti che ci guidano nell'indagine emotiva che plasma il soggetto. La raffigurazione del corpo femminile è da sempre attenzionata nella storia dell'arte. La sua matrice ha origini già nelle raffigurazioni rupestri dell'era paleolitica. L'artista riesce a fondere queste sfumature passate con la modernità della rappresentazione, mostrandoci gli echi del riflesso della nostra storia. Entriamo nel vivo dell'opera Donna con farfalle. Partendo dalla simbologia della donna nell'arte, sappiamo che essa era associata alla fecondità e alla natura. Veicolo... Del principio della vita, simbolo di maternità e procreazione. La farfalla invece incarna la rinascita, alludendo al baco da seta, che poi diventerà una splendida farfalla. Una donna in rinascita, libera, racchiusa in una composizione sognante che richiama un mondo onirico, dominato da uno sfondo aureo, dalla quale emerge la volontà dell'artista di conferire un senso di sacralità all'opera come simboleggiato anche dalla presenza del velo sul capo, un'arte materica che ci consente di accedere all'opera mediante diversi piani di lettura, che partono dall'essenza del femminile fino ad approdare ad una sacralità emozionale. Le spigolatrici Omaggio all'omonima tela di Jean François Millet dove l'artista vuole celebrare il lavoro delle spigolatrici, riprendendo le caratteristiche dell'opera di Millet, che prima di realizzare la tela studiò a lungo il loro lavoro. Anche Mariettina pone attenzione alla luce, una luce di matrice eroica e scultorea. La rappresentazione mostra un'atmosfera suffusa, dove la tavolozza si tinge delle sfumature dell'oro, ricordando quelle rappresentazioni bucoliche di natura pastorale tipiche del Seicento. Armonia ed equilibrio cromatico dominano la scena che si pone come il ricordo delle origini umane che si traspongono in arte. Marcello Manfredi, sensazioni ed emozioni che emergono fluide nell'opera che l'artista Manfredi rende come fosse materia viva sulla tela. Un'arte emozionale che verte sulla ricerca profonda del proprio io, come mostra l'opera essenza. L'artista ci accompagna in un viaggio sensoriale, dove è il colore il fulcro della tela le sfumature cromatiche si addensano e si avviluppano l'una all'altra, dando voce all'opera. Gran parte della porzione della tela è dominata dal verde acqua, che indica l'equilibrio totale, armonia e amore, che dominano l'essenza umana. Nella porzione centrale emerge il blu, la cui valenza simbolica richiama la profondità dell'artista, che prende vita proprio nel cuore della tela, fulcro della vera essenza di un'anima. Marcello mostra se stesso, affidandosi al proprio istinto emozionale, al fine di far egredire la sua essenza che squarcia l'opera, giungendo al cuore di chi osserva. Intrisa di sfumature simboliche è l'opera Cosmic Tree of Life. La mandala in basso, che incarna la madre terra, nella tradizione buddista simboleggia il cosmo, dalla quale Marcello fa fiorire la vita. La mandala è costituita da cuori, indicando una terra viva che respira, cuore pulsante del mondo e dell'umanità. Prosegue la narrazione con gli scorci delle case, richiamando il passaggio dell'uomo sulla Terra, anch'esso parte del creato e della natura, centrale all'occhio, lo specchio dell'anima, lo sguardo della Terra, lo sguardo dell'umanità, capace di riflettere in esso gli stati d'animo. L'occhio ci consente di carpire le emozioni di chi abbiamo davanti, di scendere nelle profondità dell'animo, così come Marcello ci conduce nel cuore pulsante della Terra. La narrazione infine viene culminata dagli alberi, come se tutto ciò che l'artista ha raffigurato nella porzione inferiore fossero le nostre radici, conferendoci l'occasione di riflettere su noi stessi, sulla vita, sulla madre terra. Geometrizzazione della figura: una narrazione dal carattere definito, con richiami al cubismo di Braque. Ed il colore che si fa voce dell'opera e delinea quelle caratteristiche che definiscono l'animo della tela l'inganno. Volti, maschere che sintetizzano la narrazione degli inganni umani. Nella sua valenza simbolica la maschera incarna proprio la falsità, le persone disoneste e traditrici, ma al contempo la maschera richiama la necessità dell'essere umano di vincere la paura. L'artista ci invita a riflettere sugli inganni del nostro tempo, evocando altre rappresentazioni degli inganni narrati nella storia dell'arte. Basti pensare all'opera ai bari di Caravaggio, dove anche lì lo scopo era una denuncia sociale a tutti quegli inganni del tempo. Emerge l'invito a riflettere sul riflesso di una so società corrotta, vittima degli stereotipi, attaccata alle apparenze.